In questo periodo umido, piovoso e grigio dell'anno, mi piace rallegrare le mie giornate con un po' di colore, un po' di sapore, un po' di gusto, con vini sempre più particolari e interessanti. Occhio, perché oggi abbiamo davvero, davvero una chicca qui con noi. Come sempre, prima di cominciare, vi ricordo l'iscrizione al canale. Per voi è un gesto semplice e gratuito, per noi è davvero importante per continuare a crescere. Ma veniamo alla bottiglia che è qui con me oggi. GT vuol dire Gewürztraminer. Guardate, è un'etichetta semplicissima, pulitissima ed è una vendemmia tardiva. Cosa significa? Vuol dire che la vendemmia avviene in novembre-dicembre con surmaturazione dell'uva in pianta, l'azienda Cesconi, siamo in Trentino-Alto Adige. Questo è un 100% Gewürztraminer vendemmia tardiva. Guardate il colore di questo vino. È oro puro. Che meraviglia assoluta, ragazzi. È un vino molto interessante perché è sia fresco che caldo. Cosa intendo? Ha una bellissima acidità, una bellissima freschezza, una bella mineralità, ma abbiamo anche 14 gradi alcol. Questo è un 2018. La vinificazione è semplice, dopo la vendemmia tardiva si fa una pressatura soffice, il mosto viene messo a fermentare in barrique usate e dopo procede per altri 12 mesi di affinamento sempre in botti di legno per poi essere filtrato, imbottigliato e immesso sul mercato dopo altri 12 mesi di riposo in vetro. L'uva Traminer aromatica, sapete che avendo tutta questa carica di profumi, quasi questa dolcezza quantomeno al naso, in versione passata può risultare stucchevole, ma ecco che mineralità e acidità fanno tutta la differenza del mondo per bilanciare il vino perfettamente. E adesso passo all'esame olfattivo. Mamma mia, ragazzi, è un'esplosione di sapori, di profumi diversissimi tra loro. Passiamo dalla frutta a pasta gialla, al bicocca e pesca, ai fiori secchi, al fieno, anche alla lavanda, alla salvia. Quindi tutta questa parte balsamica dopo la parte fiorita e fruttata che va a chiudere e fa veramente venire voglia di assaggiarlo. Il colore poi è stupendo, ragazzi. Io credo facciate difficoltà a vederlo anche perché il bicchiere è condensato. È carichissimo, veramente un colore difficile da vedere con questa pulizia, con questa limpidezza e questa intensità. Passo all'esame gustativo. Sorprendente il contrasto che c'è con il naso. Certo che al retroolfatto mi ritorna questa frutta a pasta gialla, ma in bocca è sapido, è tagliente, è fresco, è perfettamente verticale come vino. Sì, la morbidezza dell'alcol e del residuo zuccherino si fanno sentire, quindi si allargano sul palato, ma va giù molto diretto, molto verticale. Vino pazzesco, molto molto interessante questo binomio, questo contrasto tra naso e palato, tra sensazioni morbide e sensazioni dure, quindi acidità, verticalità, mineralità. Wow, super vino, buonissimo, bravo Cesconi. Sono bottiglie abbastanza rare e abbastanza care, lo so, però è un'esperienza da fare, ragazzi. Vendemmia tardiva, vini passiti con uve strane, particolari, con eccellenze assolute del nostro territorio. Bisogna assaggiare, bisogna scoprire, bisogna essere curiosi, curiosi. Non fossilizziamoci sui soliti Cabernet, sui soliti Merlot, sui soliti Chardonnay. Andiamo oltre, fuori dagli schemi, perché c'è un mondo divertentissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio qui nelle schede altre degustazioni di cose un po' interessanti e particolari che ho fatto e noi come sempre ci vediamo al prossimo calice. Ciao a tutti!